Si è presentato con la casacca di Italexit per poi cambiare direzione in corso d'opera e scegliere una veste più civica. Ponziano Sabetti è il candidato sindaco di Fermo Attiva ed è oggi qui presente negli studi di Malpensa 24 per fare un po' il punto della situazione dall'inizio, da quando ha scelto di intraprendere questo percorso, agli ultimi giorni prima del voto, quindi il rush finale. Buongiorno Sabetti, benvenuto. Buongiorno Sergio, grazie dell'ospitalità anche allo staff di Malpensa 24. Allora, cominciamo da un po' la questione politica. Facciamo un passo indietro. Come mai ha deciso di iniziare questo percorso con i simboli di Italexit per poi abbandonarli e scegliere un percorso civico? È una strategia? No, non è una strategia, è qualcosa che è accaduto. Diciamo che di base questo percorso, la scelta di, come dire, entrare in questa competizione trae origine da dei bisogni della cittadinanza che non vedevamo soddisfatti dalle forze politiche che si profilavano, per cui abbiamo deciso, si è creato questo gruppo di cittadini spontaneo e abbiamo deciso di, come dire, lanciare questo messaggio innovativo che era confluito inizialmente in Italexit. Poi abbiamo avuto divergenze di visioni da un punto di vista anche di autonomia di questo gruppo, per cui questo matrimonio si è scisso consensualmente, insomma, per cui abbiamo deciso poi di correre con questa lista civica Fermo Attiva, che forse rende anche più il nostro modo di essere attivi da un punto di vista propositivo, ecco. E quindi da questa, diciamo, che poteva essere qualcosa di un po' brutto da vedere, in realtà è stata una nuova opportunità perché abbiamo aumentato il consenso, abbiamo anche aumentato la squadra dei nostri candidati, quindi diciamo siamo felici delle scelte che abbiamo messo in atto. Ecco, lo recita il vostro slogan, Fermo ha bisogno di un'alternativa. Quale può essere l'alternativa, ma soprattutto alternativa a che cosa? L'alternativa è da un lato ad una modalità organizzativa della macchina comunale, quindi questa è la prima alternativa che proponiamo. Poi un'alternativa ai nomi, perché possiamo comunque constatare che, diciamo, le persone interessate nella competizione, diciamo, dalle volte con una casacca, dalle volte con un'altra, sono più o meno sempre le stesse. Quindi la voglia è quella di lanciare un nuovo messaggio, che sia di un nuovo modello organizzativo fondato su una nuova visione, che è quella della partecipazione, e per cercare, come dire, di portare avanti anche una nuova generazione politica che faccia leva molto sui giovani, che faccia leva sulle idee della popolazione nel suo complesso. Questo è lo spirito di fondo. Ecco, parliamo appunto di politica. Queste amministrative sono, come dire, caratterizzate da più gruppi e da un centrodestra che non si è capito fin dall'inizio che direzione voleva prendere. Sara Foti ha riunito i partiti, ha riunito i simboli e garantisce che il centrodestra sia unito. Abbiamo visto che ci sono anche degli esponenti di centrodestra, tipo Mauro Cerutti, insomma, che storici hanno deciso di intraprendere un percorso differente. Lei da esterno e da candidato sindaco, quindi da avversario, come la legge questa situazione? Ma ho avuto già modo di esprimere qualche opinione. Di base il centrodestra, se lo si considera di proprietà dei partiti, è sicuramente unito, ma se per centrodestra si intende una ispirazione del singolo cittadino non necessariamente sposato con una bandiera di partito, chiaramente vediamo una suddivisione, E poi mi permetterei anche di aggiungere, visti i risvolti degli ultimi giorni, l'atmosfera, diciamo, tra a livello provinciale, tra due partiti fondanti di questo centrodestra non sembra essere delle migliori, quindi rischi anche di mettere in crisi, in caso di vittoria, la sostenibilità dell'amministrazione eventualmente vincente. Quindi io non ho una sensazione di centrodestra unito, perché formalmente esistono due liste che si professano di centrodestra, una totalmente indipendente che siamo noi e un'altra, diciamo, di centrosinistra. Lei pensa che questa situazione possa essere un vantaggio per la sua lista? Insomma, può trarne vantaggio Fermo Attiva? Da un punto di vista meramente numerico sì, da un punto di vista, come dire,
sì, strategico, ecco, sicuramente questo frazionamento consente anche di accendere l'interesse nei nostri confronti. Tuttavia, per noi sarebbe stato, anche pensando di avere soltanto un avversario, noi avremmo fatto leva totalmente su questa visione alternativa, e per cui, diciamo, antitetica rispetto a tutti gli altri concorrenti di questa competizione. Ecco, quindi politica a parte, vediamo un po' questa alternativa, che cosa può presentare. Tra gli obiettivi, Fernoattiva si è concentrata su quali categorie, quali settori? Allora, la nostra è una visione, per cui anche quando ci dicono: ma qual è il vostro programma elettorale? Il nostro programma elettorale è un progetto, quindi è mono argomento, è questo progetto socialità. Il progetto socialità per noi è il ripristino e anche il miglioramento di quelle che sono tutte le interazioni sociali nell'ambito del territorio comunale. Quindi questo è il fondamento di tutta la nostra visione. Da cosa nasce questa esigenza? Nasce dal parlare con la popolazione, dal capire che il tema Covid, da capire anche che il livello a cui siamo arrivati di interazione virtuale ha creato degli scompensi e abbiamo bisogno di più fisicità, di più contatto tra la popolazione, anche fisico perché no, quindi un po' di abbracciarci, ma non nel senso di manifestarci il bene, anche quello, però c'è bisogno di creare più collante. Questa è un po' la nostra visione, che nasce dal sentire comune. Per cui questo progetto socialità, che è, come dire, è sinonimo di programma elettorale per noi, serve proprio per tentare di rilanciare su questo tema, far uscire le persone un po' dal guscio in cui ci siamo necessariamente dovuti rintanare, ahimè, e trovare una nuova proposta anche per il miglioramento complessivo della qualità della vita individuale e collettiva. Certo, entrando un attimino più nel dettaglio, uno dei grandi argomenti di Ferno è il futuro dell'ex manifattura. Sono venute fuori varie proposte, c'era stata la proposta del supermercato, c'è stata la proposta di un polo universitario da parte del centro-sinistra. Fernoattiva che cosa vede al posto dell'ex manifattura? Diciamo, tra le due proposte citate sicuramente c'è una differenza importante. La prima, quindi diciamo questo centro commerciale, sembra avere una condivisione già, quindi è di uno stato avanzato, per cui la darei un peso specifico più rilevante, mentre l'altra proposta mi sembra essere più una visione. Per noi siamo partiti da questo presupposto: la manifattura occupa il baricentro del paese, perché è innegabile, guardando la piantina di Ferno dall'alto si capisce immediatamente, ed è diventato un ecomostro perché versa in uno stato di abbandono, ne sono successe di ogni, basta vedere le cronache degli ultimi anni, per cui sicuramente è un tema dove da un lato c'è la necessità di fare qualcosa di, passatemi la semplificazione, bello, quindi qualcosa che è bello culturalmente, è bello da vedere, è bello da un punto di vista di miglioramento del servizio complessivo alla comunità. Dall'altro però abbiamo un'urgenza, perché sono 30 anni che versiamo in questa condizione, quindi alla fine noi siamo per una visione di compromesso, di giusto compromesso, per cui da un lato apprezziamo questo passo avanti che c'è stato sul tema centro commerciale, dall'altro vorremmo che ci fosse sul piatto un'altra proposta condivisa dalla proprietà per arrivare a definire il tutto e cercare di avviare i lavori nell'arco di questo quinquennio. Quindi le altre visioni, che hanno, come dire, una più libertà, ma probabilmente sono anche più nobili, però richiederebbero dei tempi di pianificazione che secondo me non sono compatibili con il livello di urgenza che abbiamo in questo momento su quella struttura. Certo. Allora, chiudiamo con un argomento un po' più delicato, il tema legalità. Qual è la posizione della sua lista? La nostra visione è una visione sociale. Sembra abbiamo scardinato, come dire, stiamo cercando anche di scardinare molti equilibri, è una proposta inclusiva. Diciamo che siamo partiti da un concetto di legalità della mafia degli anni 80-90, parliamo di macrocriminalità ovviamente,
sulla microcriminalità occorre fare dei ragionamenti un po' diversi, dove c'era un antistato, dove la macrocriminalità odierna invece è un instato, per cui si trova all'interno, si trova ad agire in sinergia. Negli anni 80-90 avevamo il malavitoso della criminalità organizzata che si svegliava la mattina e faceva il criminale fino a quando non andava a dormire, e oggi invece questo non accade perché ci sono dei frammenti di criminalità nelle vite delle persone, per cui socialmente questo tema va affrontato in maniera diversa. La nostra proposta è una proposta di cultura della legalità, ovvero, tradotto poi all'atto pratico, tentare di dimostrare continuamente, di dirselo e di dircelo, che non è solo sbagliato, è proprio sconveniente per le ricadute negative anche nelle vite di chi afferisce poi a questo mondo. Ecco, questa è un po' la nostra missione, per cui tentare di sensibilizzare. Ovviamente la magistratura fa il suo corso, va sostenuta, no, da un punto di vista di collaborazione, però sono ruoli diversi. Il nostro è, entrambi dobbiamo, come dire, adoperarci affinché si manifesti il comportamento corretto. Noi riteniamo di dover agire sulle coscienze in maniera profonda, in maniera collegata, quindi scuola, associazioni, società civile nel suo complesso, deve essere un denominatore costantemente presente in tutte le relazioni, e parte da comunque una voglia, una volontà di fare questo, di mantenere questo approccio. Per cui noi spingeremo totalmente su questo tema, e questo tema porterà inevitabilmente anche a toccare con mano. Noi non abbiamo avuto paura di toccare con mano, di parlare con chi ha subito delle indagini o con chi è stato condannato. Vogliamo capire come disinnescare il fenomeno e emarginare, anche nel caso di una condanna importante come quella su fenomeni di criminalità organizzata, alla fine non porta al risultato, per cui occorre un approccio inclusivo, dove si distingua chiaramente il giusto dallo sbagliato, però questo è l'unico sforzo che secondo me noi proponiamo a noi stessi e chiediamo alla popolazione di appoggiare. Ecco, questa è la nostra visione. Ecco, quindi ringraziamo Ponziano Sabetti per aver presentato il suo punto di vista proprio a un passo dalle elezioni, e le auguriamo buona fortuna. Grazie mille.